diciamo che visto che sono passati 10 minuti possiamo anche lanciarci sull'altra, dai. Conduci senza alcuna paura il tuo nuovo esercito contro la massa di Eldrazi e Portale Marine. Le vostre speranze di vittoria sono minime, ma sei determinato e il popolo di Zendikar segue la tua guida. La battaglia è sofferta, ma nel momento di maggior bisogno il tuo alleato Jace Beleren arriva ad Armanforte. Quindi siamo tutti qua contro gli Eldrazi. Il Tritone. Esercito di Gideon. Yeah, me ne riconosco tutti. C'è il Tritone, c'è Jace, c'è Nissa. Ebo. Allora, lama forcata di Ada, lama vorticante core. Proviamo, vediamo un attimo come funziona la questione qua. Lui è Eldrazi, generico. Un Eldrazi generico. Allora, strisciante dalla fanghiglia, questa carta non ha colore. Ah, ok, non mi piace molto sto tizio. Più che altro per il fatto che ingerisce elimina Esilia. Not good. Allora, giocherei una carta pianura così posso giocare la lama franca di Eda, che non so che cosa serva molto, eh. Però. Ah, ogni volta che entra qualcuno di alleato lui prende un più uno più uno. Ah, anche quando entra lui stesso? Un segnalino, quindi vuol dire che si può buffare un sacco, mi piace. Perché attacca? Ah! Non ho letto l'abilità, stupido idiota che sono. Stupido idiota che sono. La verde perché? Boh, vabbè. Lama vorticante core. Cioè la sua abilità è che. Ah, ok. Che al costo di 2 mana prende più uno fino alla fine del turno. Beh, però se non altro non mi ha esiliato una creatura dal grimorio, ecco. Mi avesse inflitto dei danni e avrei dovuto scartare una carta. Parassita dominante. Se controlli un'altra creatura incolore, ogni avversario perde 2 punti vita. Ok. E ha sempre ingerire. Evacuità. Non mi piace né ingerire né evacuità. E non mi piace che sia un 3-2, tra l'altro. Perché non ho un Kaiser di tosto? Vabbè, no, un 3-2. Ogni volta che l'esploratore c'è all'interno, un altro alleato entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, la creatura che controlli non ha legame vitale fino alla fine del turno. Ok. Quindi adesso hanno un legame vitale fino alla fine del turno. Ah, e anche che cosa? Attacco improvviso? Ma forse gli ho dall'altro attacco improvviso. Sì. Lui va di questo. Sì, con l'attacco improvviso effettivamente è un'ottima cosa. Ma credo che non me la bloccherà, sai? Infatti. Però legame vitale, quindi ho preso 2 punti e mi piace questa storia. Allora, vediamo un attimo. Ho parecchie abilità in questo mazzo qua, sembra. Vacuità volare. Aia, non ho ancora niente con volare io. Non ho ancora niente con volare. E a ingerire anche questa, no? Un altro! Vacuità e ingerire. Ma Cribbio, quanti Cribbio ne gioca? Come faccio a tirargli giù tutta sta gente se non ho nulla? Vai con quello. Allora, questo cos'è? Ogni volta i druidi guardaselva o un altro alleato entrano nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, puoi pagare uno. Se lo fai, metti sul campo di battaglia una pedina creatura pianta 1-1 verde. E posso permettermelo quest'uno? No. Però andiamo, perché non ho altro da poter giocare. Allora, adesso cosa mi dice di fare? Mi dice di attaccare con tutti e due. Per il fatto del legame vitale, probabilmente, dell'attacco improvviso. Sì, andiamo. Effettivamente credo che se riusciamo a cavarcela per la questione dell'attacco improvviso e del legame vitale. Un 3 ne usa per bloccarmi. E per uno ce lo perde subito. Uno mi fa danno e uno mi fa danno. Quindi uno e uno.
Vabbè, dai, alla fin fine ho comunque preso un po' di punti vita, quindi non è male. Non è andata malissimo, ecco, mi attacca con tutto lui. Questo è un 3-3. Però quello a volare, quindi non posso bloccarlo. O gli blocco questa, sacrificandola. Salterei. Ho abbastanza punti vita per potermi permettere di perdere un po'. Poi che questo non vada troppo. Due me ne ha scartati, che cosa tra l'altro? Vabbè, una terra e. Oddio! Non mi sta piacendo per niente. Credo che questo giro avremo parecchio da penare. Un 4-5. Cioè io non ho niente. Non ho niente. Un 3-4 che non è nulla. Perché non posso più usare il castigo del torbido? Perché non posso usarlo, scusate? 3 e 2, ce li ho. Boh. Strano. Tra un qualsiasi. Allora, posso tappare qualcuno? Scusate, qual è l'abilità? E tappo questa. Per forza. E cosa mi dice? Attacco o no? Attacco con tutto. E andiamo. Sì, se mi blocca con quelle progenie Eldrazi. Cos'è questo? Ah, man. Oh! Porca miseria! La vedo malissimo questa, la vedo malissimo. Salto, cosa posso fare? Perdo 5, arrivo a 19, porca d'una miseria. Ma non ho. E continua a esiliarmi roba, continua a esiliarmi roba. Parassita delle brume, cavolare pure lui. Come la blocco tutta questa gente? Survivalist di Oran Reef. Ogni qualvolta survivalista. Ah, ma c'è un retro questa? No, no, no. Vabbè. Vabbè, vai. Scegli una creatura da tappare. Questa. Paga. Ma cosa ha preso un buff per cosa? Ah, perché prendo un più uno ogni qualvolta entra un qualcuno. E dovrei cercare di non sacrificarlo questo a sto punto. Anche se adesso lui mi farà un fottio di danni. Perché mi attacca praticamente con il mondo intero. Perché ogni qualvolta. Quindi devo. Tocco letale. Salto. Non so cosa mi dice lui, ma credo di saltare. Sì, infatti mi dice di saltare. Prendiamo questi danni. Stiamo restando sempre più indietro, sempre più indietro. Adesso vediamo un attimo cosa. Ritirata verso Emeria.
Ogni qualvolta una terra entra nel campo di battaglia sotto il tuo controllo, scegli uno. O metti sul campo di battaglia una pedina alleato core 1-1 bianca. Oppure il creatore che controlli prende più uno fino alla fine del turno. Mi piace questo, ma non ho capito perché il castigo del Torbido non posso usarlo, vabbè. Ma forse posso usarlo solo come istantaneo, attaccanti o bloccanti. Allora, a sto punto, io non posso usare questa per... Ah no, perché non è entrato nessun alleato in campo. Porca miseriaccia, è salto. Questo tra l'altro mi costa troppo, non posso più giocarlo. Cosa faccio? Blocco o no? Ah no, non volare, non posso neanche pensarci. Vediamo un po', sono già passati 20 minuti, ne sono consapevole, ma voglio chiudere anche questa perché... Sì, ho capito, ma se continuano a uscirmi roba di... Ho capito! Teniamocelo. Mi dici saltare? Non mi dice niente. Ah, mi dice di attaccare con quei tre. Gestendola come la situazione con il castigo del Torbido. 5 danni divisi a scelta. Adesso vediamo un attimo. Base a cosa usa per bloccare. Ok, allora lui usa il 4-5 per bloccarmi questa. Quello usa il 3-2 per bloccarmi questa e l'1-1 per... Quindi questo gli muore. E non è grave. Dovrei gestire allora qua la situazione. Queste mi ci muoiono lo stesso. Però allora questa ci muore. Boh, buonanotte. Però questa non ci morirebbe. Allora, potrei togliere 2 punti vita a questa. Se no posso togliere 5 punti vita a questa, così non blocca più. Queste si sacrificano e ci sta. Però questa che abilità ha? Questo però ha il buff. Ah, ma non ci muore però lui. Allora, io farei questo e toglierei 5 punti a lui allora. Così non blocca più un Kaiser. Ok, 1-1 e van via. Ottimo. Adesso la situazione è un po' più bilanciata. Lui ha delle creature con volare e quindi mi può fare danni gratis, ma io ho delle creature più potenti delle sue. Non mi piace, non mi piace. È molto sul filo spinato, eh. Perché lui ha tutta roba con volare. Allora, io giocherei prima la ritirata verso Emeria. Ma ho capito! Io andrei con questa. E con questa. E andrei ad attaccare con tutto. Che dite? Sì. Vediamo un attimo cosa combina. O se ne sacrifica gratis. Ok, se ne sacrifica gratis. Se ne buffa anche. No? No. Ok. Aveva tocco letale, quindi me le ha distrutte, però a sto punto mi sento abbastanza più tranquillo. Oh. Intanto c'ho un sacco di abilità. E mi uccide questa. Bella storia.
Non è ancora niente detto, eh. Quattro danni, quindi posso usarla per seccargliene una delle due con cui attaccare. Blocca timer. Ho capito. Allora, gioco questa e la gioco contro quella. Che è quella più pericolosa delle due. Così ricevo un danno e boh. Ho bisogno però di creatura adesso, eh. Anche solo di mana, perché questo mi può far giocare quegli alleati core 1-1. Però ho bisogno di qualcosa da giocare. Vabbè. 1-1-1 e 1-1-1. Almeno ho qualcosa. Però lui ha due carte in mano. Questo non mi piace proprio per nulla. Ok, una è una terra. E l'altra non la gioca. Potrebbe essere un istantaneo. Non attacca, allora. Infligge 4 danni a una creatura attaccante o bloccante bersaglio. Allora, quindi attacco con tutto. Lui blocca e gliela uccido. Aia! Vaffanbrodo. Vabbè, dai, poteva andare peggio, mi ha esiliato poi solo un alleato 1-1. Ecco, adesso siamo nei guai. Adesso siamo nei guai. O pesco una creatura che ha un po' di senso. Oppure sono nei guai. Ah, è la lama franca. Uso l'abilità anche se gioco un alleato. No, solo se gioco una terra, vero? Sì. Attacco no, attacco no, attacco no. Salto. Nonostante sia passato tutto questo tempo, ancora non siamo minimamente vicini alla vittoria o alla sconfitta. Blocco o non blocco? Lui mi dice blocca con quello. Io invece salterei. Cos'è che mi ha scalato? Cos'è che avrei pescato? Oddio! Dimmi che è qualcosa di interessante. Ha qualche travolgere, qualche cosa? No. Cosa mi dice? Attacco o non attacco? Salto, perché naturalmente è inutile attaccare ora che c'è un 9-9. Però se non mi esce un qualcosa per cui posso counterarlo, sono nei guai, fino al collo. Allora, io metterei aspetta un attimo. Un più uno mi può servire qualcosa? No. Adesso mi gioco l'altro, dovrei riutilizzare l'altra questione, no? Paga, ok. Poi posso usare l'abilità di questo, no? Sacrifica, gioco una terra. Ok. A questo punto non so se buffarmeli. Sì, buffiamo. E andrei ad attaccare con tutto.
Aia! Pensavo peggio. Ma esiliamo una foresta. Lui mi ucciderà questo adesso, porca miseria. Però ne perde due comunque. Adesso vediamo cosa fa. Attacco no, salta. Ok, sei in difensiva. Ah, un invasore delle brume. È risicatissima sta partita, ragazzi. Lo so che sta durando un'eternità, ma... Cosa faccio? Li buffo oppure... Me vado a buffarli. E attaccherei con tutto. Se attacco con tutto dovrebbe morire. Ah, non mi dice di attaccare con tutto, mi dice di attaccare con 4. Non so per quale sia una ragione, cioè dovrei vincere. E ne può bloccare 2 al massimo. Ah, però lui dice se per caso c'è qualche cosa. Ma lui non ha carte. Boh, non lo so. Ah, forse perché così arriva a 0 preciso? Non lo so. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Ce l'abbiamo fatta. Credo a questo punto che avrò spezzato il video in due parti perché è davvero durato tantissimo. 32 minuti circa, credo. E quindi... Bien, però ne siamo usciti vincitori e siamo riusciti ad andare avanti con la questione. Successivo, tripletta, metti tre pedine sul campo di battaglia nello stesso turno. Vittoria! Portale marino torna sotto il controllo degli abitanti di Zendikar. I festeggiamenti tuttavia sono brevi, un nuovo essere mostruoso appare all'orizzonte. È il titano Eldrazi Ulamog, è sul piede di guerra e si dirige verso Portale marino. Hai bisogno di un piano. Quindi dovremmo sconfiggere lui, probabilmente. Sconfiggere Nissa, perché? Boh. Vabbè ragazzi, lo vedremo nel prossimo episodio. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Vi auguro una buonissima giornata. Ciao a tutti!